Ciao e benvenuto al podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva, il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff. Puntata numero 88. Ciao e benvenuto al podcast Finanza Semplice. Oggi un podcast dove parlo con un gestore dei nostri soldi, dei vostri soldi, insomma dei soldi che investiamo in fondi comuni. Comunque prima di cominciare ti ricordo che se vuoi puoi andare sul mio sito www.alfonsoselva.it dove puoi scaricare gratuitamente il mio libro che è una guida per investire in modo molto facile, ti spiega un po' tutte le varie tipologie di investimento che esistono, così puoi scegliere anche consapevolmente quando vuoi parlare con me o con qualche collega. Allora, dicevo che oggi siamo qui con un podcast il nostro podcast è sull'Asia e ho chiamato un esperto, Davide Renzulli di Columbia Trade Needle Director, perché loro su quest'area sono veramente, veramente super esperti. Columbia Trade Needle è una società molto antica e molto grande di gestione del denaro mondiale e lui ci darà una mano per capire un po' meglio cosa sta succedendo e quali sono le prospettive. Davide, benvenuto. Benvenuto Alfonso e benvenuti a tutti, insomma, e tutti gli altri. Allora, Davide, ti ho presentato come chiaramente il super esperto sull'Asia, quindi poi ti massacrerò con domande su questa cosa qua. Sei pronto? Sei preparato? Assolutamente, preparatissimo, Alfonso. Vai. Però in qualità di gestore di non solo dell'Asia, ma voi lavorate in tutto il mondo, mi piacerebbe di fare con te una rapida panoramica sui mercati, su quello che è successo negli ultimi mesi e sulle prospettive generali, su quello che voi vedete un po' su tutto il mondo, sulla borsa, economia, obbligazioni, insomma, 5 minuti di recap. Sì, certo, Alfonso, ma allora direi che i mercati finanziari nel 2021 si sono aperti all'insegna della continuità di quello che di fatto era stato poi diciamo il 2020, soprattutto dopo il periodo chiaramente di febbraio-marzo del 2020, ovvero da aprile abbiamo visto un netto recupero dei listini finanziari da un punto di vista chiaramente dei mercati azionari soprattutto, ma anche i listini legati al mondo obbligazionario che hanno messo in atto un deciso recupero. Ebbene, il 2021 quindi è iniziato subito all'insegna della continuità, quindi abbiamo visto un gennaio e una parte di febbraio dove i mercati hanno continuato a performare abbastanza bene. Ma poi chiaramente abbiamo visto da metà febbraio ad oggi una fase un po' laterale, una fase un po' di stanca dei mercati, più che altro dovuto ad alcune considerazioni che poi adesso vi vado. Pertanto direi che anche perché, Davide, non è che i mercati salgono sempre e non tornano mai, non vanno mai in giù, vanno su e vanno anche giù, bisogna accettare. Io dico sempre ai clienti che salgono ma scendono anche, bisogna stare tranquilli e anche questo fa parte dell'investimento. Beh, di fatto poi Alfonso, se facciamo veramente un passo indietro di 12 mesi esattamente, perché siamo al 30 marzo e se andiamo indietro, esatto, un anno, noi in questo periodo l'anno scorso eravamo tutti in a casa, in famoso lockdown, e via del fatto che dal 19 di febbraio fino a metà di marzo chiaramente il mercato ha avuto una brusca frenata e addirittura anche uno storno pesante come non si era visto precedentemente, però è altresì vero che passato quella fase il mercato ha messo a segno un deciso recupero, tant'è che se andiamo a vedere i listini azionari, soprattutto parlando delle azioni americane piuttosto che europee, piuttosto che globali in senso generale, notiamo che c'è proprio una lettera V. Nel senso che c'è stato uno storno pesante tra febbraio e marzo dell'anno scorso e poi un recupero da aprile dell'anno scorso fino chiaramente ai giorni d'oggi. Pertanto è anche auspicabile ogni tanto una pausa di riflessione da parte dei mercati finanziari, in modo particolare i mercati azionari. Davide, diciamo anche che tutti quelli che presi dal panico hanno venduto a marzo passato in pieno lockdown oggi si stanno mangiando le mani, perché i miei listini sono risaliti, ma anche diciamo tutti i clienti a cui io e anche voi consigliavate anzi di investire qualcos'altro stanno facendo ritorni sopra il 50%, diciamo anche questa cifra, mediamente i mercati hanno fatto questa performance. Assolutamente sì, di fatto quello che è successo l'anno scorso
diciamo, non dimentichiamoci che l'anno scorso c'era gente che temeva sempre il peggio, quando invece molto spesso quello che accade nel mondo finanziario è avere i nervi saldi e capire esattamente le scelte da fare in varie fasi di mercato. Quindi il mercato non è sempre a rialzo, possono succedere delle fasi come quelle che abbiamo vissuto l'anno scorso, e devo dire che quelle sono fasi in cui se si rimane calmi e si ragiona sul fatto di andare ad investire sempre sulla qualità che nel lungo termine premia, diciamo che ad oggi a posteriori è stata una ghiotta occasione per chi è entrato. Chi invece è rimasto investito e ha dato retta al proprio consulente oggi è comunque in una buona posizione. Chi chiaramente si è fatto prendere dal panico e in pieno storno dei mercati ha liquidato le proprie posizioni e poi non è più rientrato, chiaramente oggi si mangia le mani, come diciamo. Esatto, si mangia le mani e ha perso un buon treno, insomma. Detto ciò, non è mai tardi per poter rientrare, però è altresì vero che chiaramente, guardando quello che è stato l'andamento dei mercati, l'anno scorso è stata una buona opportunità di ingresso nei mercati finanziari. Cosa prevedete per 2021, i prossimi mesi, e per il 2022? Quali sono le... Ma, allora, come dicevo prima, il mercato all'inizio di quest'anno è partito molto bene sulla scia della continuità dell'anno scorso, però a metà febbraio chiaramente abbiamo notato un periodo di stanca da parte dei mercati azionari, ma anche una fase abbastanza stabile per quanto riguarda i mercati obbligazionari. Che cosa è successo? È successo che da metà febbraio in avanti ci sono stati due fattori che hanno preso consentimi il termine, in ostaggio ai mercati finanziari. Da un lato una paura di inflazione più alta del previsto, semplicemente perché chiaramente siamo in una fase in cui la campagna vaccinale sta prendendo piede, forse di più in America e nel Regno Unito che non in Europa, e questo ben sperare per un ritorno alla normalità, soprattutto di alcuni settori. È chiaro che un ritorno alla normalità, un ritorno alla capacità produttiva delle economie, mette in moto tutto quello che è il processo, appunto, di approvvigionamento delle scorte da parte delle aziende, consumi da parte della popolazione, e questo chiaramente fa salire anche il prezzo delle materie prime, tra cui anche quello del petrolio, e questo può portare chiaramente ad un aumento dell'inflazione. Come tu sai benissimo, forse gli ascoltatori un po' meno, oppure c'è qualcuno che è più avvezzo alla finanza, ricordiamo che l'inflazione tendenzialmente... un'inflazione alta di solito è quello che preoccupa di più i mercati, perché vuol dire che anche i tassi di interesse si devono adeguare, e questo può portare chiaramente a una fase di assestamento del mercato. Quindi quello che è successo da metà febbraio è proprio che un timore di inflazione più alta del previsto possa minare l'andamento dei mercati. Da un nostro punto di vista è un fattore più che normale, perché dopo un 2020 in cui l'attività produttiva si è bloccata per buona parte del mondo, oggi vedere dei tassi di ritorno alla normalità, di crescita, chiaramente è semplicemente di buon auspicio. Quindi non crediamo che l'inflazione di lungo periodo possa continuare a salire, è una fase temporanea, ripeto, in cui i mercati stanno tornando alla normalità. Anche perché, Davide, diciamo una cosa importante, che l'America ha detto che vorrà mantenere questi tassi per lungo tempo e tollerare un'inflazione più alta di quella che ci hanno tollerato nel passato, quindi anche se salisse un pochino non sarebbe questa tragedia generale per i mercati, visto che poi l'America è un po' quella che conduce il ballo generale del mondo, no? Assolutamente, tant'è che l'America, diciamo, gli organi preposti alla vigilanza di questi indicatori, quindi la Banca Centrale Americana, ha dichiarato e addirittura modificato la propria manovra, il proprio modo di agire, vale a dire loro tengono conto di un effetto inflattivo medio di lungo periodo intorno al 2%. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci può essere una forchetta tra l'1 e il 3% in cui l'inflazione si può muovere prima che mettano mano chiaramente ai tassi di interesse. Pertanto hanno dichiarato che anche secondo loro questo effetto inflattivo è puramente momentaneo, pertanto non c'è da preoccuparsi, quantomeno per il 2021 e l'inizio del 2022. Un altro aspetto molto importante che è avvenuto nel corso del 2021, ma in teoria è già iniziato alla fine del 2020, e anche l'effetto della grossa rotazione settoriale che c'è stata, di cui si è parlato.
vale a dire un maggior ritorno alla normalità man mano che i vaccini prendono piede, vuol dire che ci sono dei settori che sono stati fortemente colpiti nel 2020, pensiamo al settore dei trasporti, del turismo, settore alberghiero, settore della ristorazione, settore diciamo dei beni di prima necessità, che sono stati fortemente colpiti dallo stop del 2020. I famosi titoli value, diciamo ogni tanto qualche termine, così la gente identifica i titoli value di questo settore, che sono questa parte qua, no? Che esatto, i titoli value che sono stati fortemente penalizzati lo scorso anno a discapito dei titoli growth, quindi quelli dati alla crescita, come i tecnologici e quant'altro. Bravissimo. E diciamo che da novembre in avanti, quando c'è stato l'annuncio dei primi vaccini della campagna vaccinale, chiaramente questo ha fatto sì che alcuni settori che l'anno scorso erano fortemente colpiti hanno iniziato a performare nuovamente. E quindi c'è stata questa rotazione, un po' ha portato a far sì che la maggior parte delle case di gestione, la maggior parte dei gestori che erano sovrappesati su settori tecnologici, appunto industriali, via dicendo, oggi devono chiaramente ribilanciare un pochettino di più. Davide, infatti, per rimanere nel concreto, abbiamo visto per esempio Tesla, che era uno dei titoli che ha avuto scintille, è sceso moltissimo, e anche altri titoli che erano sulle montagne russe in alto hanno perso un bel po' questo inizio anno. Sì, certo, diciamo che allora, detto ciò, Alfonso, ci tengo anche a sottolineare che dal nostro punto di vista alcuni settori sono settori che hanno una crescita strutturale di lungo periodo, quindi con questo voglio dire che il settore della tecnologia, dei servizi della comunicazione, sono tutti settori che stanno vivendo una fase di crescita strutturale che ci accompagnerà per anni, quindi anche l'attuale fase di stanca non ci preoccupa. Però è altresì vero che ci sono settori che appunto hanno recuperato parecchio, per cui, e nonostante il recupero, prendiamo per esempio il settore dell'energia. Il settore dell'energia negli ultimi mesi ha fatto un bel risultato al rialzo, ma se andiamo a vedere che cosa ha fatto l'energia dal primo di gennaio del 2020, quindi ancora prima che scoppiasse la pandemia, ad oggi, questo settore è ancora sotto del 25-30%, quindi c'è stato un recupero di quei settori che hanno subito maggiormente lo scorso anno, ma se andiamo a vedere negli ultimi 12-15 mesi alcuni settori sono ancora sotto, mentre il settore tecnologico, il settore dei servizi della comunicazione e quant'altro che stanno affrontando una crescita di lungo periodo sono ancora positivi. Certo. Senti, alla luce di questo panorama generale, e siccome poi abbiamo dichiarato che parleremo dell'Asia, velocemente la differenza delle prospettive tra il mercato europeo, quello americano e quello asiatico, che è un po' sugli scudi, un po' quello di cui tutti parlano. Sì, certo, diciamo che oggi, ripeto, il mercato asiatico è un mercato che ci piace in modo particolare per il fatto che è un mercato che ha saputo gestire molto bene tutta la fase legata alla pandemia, quindi loro hanno chiuso subito tutto e di conseguenza sono riusciti a gestirla meglio di quanto non abbiamo fatto noi, in maniera, tra altre cose, omogenea, a differenza nostra che invece alcuni paesi facevano in un modo e un altro in un altro, e quindi oggi si ritrovano ad essere nel ciclo economico, sono ripartiti per primi, per cui è un'area che ci piace molto particolare, ha delle valutazioni interessanti e attraenti se le andiamo a paragonare con quelle degli altri listini a livello americano, per esempio a quello europeo, e quindi e poi è un'area che è molto più legata appunto a quei fattori, a quei settori ciclici, cioè quei settori che vanno bene nella fase in cui c'è una ripresa economica. Quindi l'Asia in questo momento sicuramente si presenta molto bene. L'America è sicuramente un mercato di riferimento, è un mercato tra i più grossi, tra i più efficienti, per cui ci pare correttamente valutato, e soprattutto diciamo che l'America è quella che chiaramente ha tirato un po' più di tutte, per via proprio perché il settore tecnologico è prevalente sul mercato americano. E poi invece c'è il mercato europeo che oggi è quello, diciamo, che ha valutazioni interessanti, ma che se vogliamo è rimasto un po' indietro ed è forse il mercato che tenderà ad uscire più tardi dalla ripresa economica, proprio per via della campagna vaccinale che è ancora molto indietro, perché se togliamo il Regno Unito, oggi tra Francia, Spagna, Italia e Germania la percentuale di popolazione vaccinata è ancora abbastanza bassa. Senti Davide, per dare una misura,
Come hanno chiuso i PIL delle diverse aree nel 2020? Quello asiatico è stato, mi sembra, l'unico in positivo, no? Sì, il mercato asiatico. No, diciamo che per quanto riguarda il PIL, bene o male, diciamo che un po' tutte le economie lo scorso anno hanno subito un effetto di contrazione della crescita economica. Pertanto diciamo che questo ha impattato in maniera abbastanza omogenea dappertutto. Sicuramente i mercati asiatici hanno subito un po' meno rispetto ad altre aree. Questo chiaramente ha fatto sì però che quest'anno la prospettiva di crescita che abbiamo sui mercati a livello globale è molto più forte di quanto ci si aspettasse. Cioè, per dirvi, per darti giusto un esempio, le economie sviluppate come l'Europa o come diciamo gli Stati Uniti l'anno scorso ha avuto una contrazione del PIL intorno a meno tra il meno 3,5 e il meno 5, e le economie dei mercati emergenti, tra cui anche appunto l'Asia, hanno avuto una contrazione intorno al 2%. Nel 2021 le economie sviluppate si prevede ci possa essere una stima di crescita intorno al 4-4,5, invece l'Asia e le economie emergenti intorno al 6,5. Quindi, come vedi, sono quelle che hanno perso meno, ma che hanno una spinta, diciamo, propulsiva quest'anno maggiore, a discapito invece delle economie più sviluppate che hanno perso, diciamo, leggermente di più dell'Asia e quest'anno crescono, ma non tanto quanto comunque il mercato asiatico. Certo, senti, però per entrare più, per far capire a chi ci sente perché scegliere l'Asia, questa cosa non viene solo da quest'anno, ma è una cosa che è stata, diciamo, si affonda le radici negli ultimi 10-15 anni, cioè c'è stata una rincorsa negli ultimi tempi dell'Asia rispetto alle altre economie, quindi ecco anche perché puntiamo molto sull'Asia, no? È giusto? Assolutamente sì, i mercati asiatici sono dei mercati che sono cambiati notevolmente nel corso degli ultimi anni. Per esempio, cioè, se noi facciamo un raffronto tra l'attuale situazione e quella che avevamo nel 2008, quindi quando ci fu addirittura l'altra crisi finanziaria, quindi parliamo di più di 10 anni, ebbene i mercati asiatici hanno subito una forte evoluzione. Nel 2008 questi mercati erano più concentrati verso settori, diciamo, ciclici, cioè quei settori più legati al ciclo economico e meno legati a quei settori che fanno parte di una crescita strutturale del paese. Anche perché l'Asia 10-12 anni fa era più una delle economie dove si andavano a delocalizzare delle imprese di non tecnologiche, non di alta tecnologia, ma di produzione, dove poi si andava a riesportare. Oggi invece si è sviluppato tantissimo anche il mercato interno asiatico e lo sviluppo è dovuto anche a questo, no? Oltre che al discorso delle esportazioni. Assolutamente, infatti quando parliamo di settori che sono legati ad una crescita strutturale parliamo proprio di quei settori che sono legati alla crescita interna, quindi c'è stato uno sviluppo di settori come la tecnologia piuttosto che settori legati all'industrializzazione piuttosto che anche alla stessa sanità, cioè tutti quei settori che chiaramente fanno parte di una crescita interna del paese e che lo rendono meno dipendente dall'esterno. Quindi se nel 2008 la maggior parte dei settori erano più legati all'andamento delle economie che circondavano anche il mercato asiatico, oggi è il contrario, il mercato asiatico è più fortemente radicato verso quei settori che sono legati ad una crescita interna. Pertanto oggi abbiamo prevalentemente il settore tecnologico e delle infrastrutture, cose che in passato era prevalentemente dettato da settori prevalentemente, ne so, legati anche alle materie prime piuttosto che chiaramente ad altri fattori. Inoltre anche i mercati asiatici, parlando dei listini finanziari, si sono evoluti, perché nel 2008 i listini erano formati da circa 700 titoli e oggi ne abbiamo più di 1000, quindi c'è stato un incremento del 30% e di più di nuove società che si sono quotate sui mercati, e questo è sintomo
chiaramente di maggiore evoluzione dei mercati asiatici. Anche perché, no, da quello che io leggo, in Cina è stato dato negli ultimi anni, in Cina, in Asia, in altri paesi anche vicini, ti parlo della Cina perché è poi il più grande di tutti, no? Però Cina, Corea del Sud, tutti Laos, Cambogia e tutti i vari intorno, è stata la possibilità anche a società estere di detenere quote maggioritarie di imprese, quindi anche questo ha dato una grossa spinta al mercato, no? Sì, diciamo che i listini finanziari asiatici, in modo particolare quello cinese, si sono aperti di più di quanto non lo fossero in passato. Magari l'investitore non lo sa, ma di fatto ci sono varie categorie di azioni che chiaramente si possono comprare sugli listini cinesi. In passato erano prevalentemente preclusi ad investitori esteri e nel corso degli ultimi anni le azioni di fascia alta delle aziende cinesi sono state rese disponibili anche agli investitori istituzionali esteri, il che vuol dire che entrano capitali e le aziende chiaramente diventano sempre più grosse, per cui c'è anche stato questo tipo di evoluzione in modo particolare sul mercato cinese. Cioè, anche la valuta cinese e altre, la valuta cinese soprattutto è entrata a far parte delle riserve un po' mondiali, non a livello euro-dollaro, però insomma rispetto al 2008 anche questo è stato un altro fattore importante di sviluppo, no? Assolutamente, sì, anche il fattore della valuta e sicuramente delle riserve, queste economie hanno iniziato ad aumentare le proprie riserve, non più soltanto verso quei paesi tipo gli Stati Uniti. È risaputo che la Cina tiene la più alta percentuale di debito americano, però hanno iniziato anche a diversificare verso altre valute come anche quella europea, quindi di fatto sono economie che stanno diversificando molto bene, questo è proprio sempre di più un segnale di maggior robustezza e consapevolezza di essere sempre più forti e autonomi, insomma. Senti, vogliamo dire qualche parola anche sulla cosa che è un po' sulla bocca di tutti, sul discorso elettrico, auto elettriche, sviluppo, cioè questo discorso Cina e posti e mercato asiatico, come si sta sviluppando sotto questo aspetto? Sì, certo, diciamo che la vendita di veicoli elettrici continua a conquistare quote di mercato, offrono un elevato vantaggio di opportunità di investimento chiaramente a chi fa attività di gestione come noi. Giusto per darvi un dato, nel 2019 l'elettrico aveva una quota percentuale del 16%, 16-15-16%, e nel 2020, a distanza solo di un anno, questa quota è più che raddoppiata. Quindi vuol dire che diciamo il mercato cinese e asiatico in generale sta crescendo anche dal punto di vista dei veicoli elettrici. Questo chiaramente per il semplice fatto che ovviamente ci sono dei piani di sviluppo in termini di neutralità ambientale. Quando si parla di neutralità ambientale, Alfonso, ricordiamo che significa cercare di arrivare ad un impatto zero, minimo a livello ambientale. Ecco, diciamo che il mercato asiatico ha un obiettivo entro il 2060 di riuscire ad arrivare a questa neutralità. Quindi sicuramente mancano ancora tanti anni, però il processo è iniziato e quindi di conseguenza i veicoli elettrici fanno parte proprio di questo progetto. Sì, anche perché loro partono da un livello molto molto più basso di quello del resto del mondo. Insomma, tutti abbiamo visto immagini di Pechino con la nebbia, che poi non è nebbia ma è smog, no? E quindi loro si devono impegnare moltissimo su questa, devono puntarci tantissimo sull'elettrico e tutto quello con le... Poi l'elettrico non è solo la macchina elettrica, è tutto il contorno che ci sta dietro, che è trainante per l'economia nel suo complesso, no? Assolutamente, no, ma poi diciamo che il mercato asiatico è sicuramente, come tu, parte dal basso, quindi più facile la crescita, tant'è che ci sono nuovi concorrenti sul mercato automobilistico, cioè nuove start-up, nuove aziende che stanno crescendo e che fanno concorrenza alle case tradizionali. Sicuramente c'è da dire che anche la caratteristica della popolazione asiatica e cinese aiuta, perché dai produttori veicoli elettrici a software e componenti, l'Asia ha il vantaggio di avere dei talenti
e degli ingegneri nell'elettrico, nel campo elettrico, che chiaramente aiutano anche questo processo di evoluzione. Per cui direi che sostanzialmente, ripeto, è un mercato che sta crescendo tantissimo, ci sono nuovi player sul mercato, c'è chiaramente una forte attenzione da parte dei governi per raggiungere questa famosa neutralità, climatica, ambientale, a livello di impatto zero di carbonio nel 2060, e chiaramente tutto questo va nella stessa e unica direzione, per cui non c'è dubbio che questo è un mercato che sta crescendo tantissimo. E per contro, i veicoli che chiaramente erano spinti diciamo così, fonti tradizionali, stanno scendendo, e stanno scendendo 2 o 3 volte rispetto a quello che c'era praticamente un anno fa. Perfetto. Senti, per concludere, perché abbiamo dato un'idea del perché ci stiamo tutti puntando ad investire sull'Asia, Cina e quant'altro, tutti quei paesi di quell'area. La cosa che ci domandiamo tutti, beh, io un po' la so, però i clienti si domandano: ma voi come fate a selezionare i titoli da inserire nei portafogli di investimento ma non solo per l'Asia, ma anche, io so, per l'America, per l'Italia, per l'Europa, i titoli obbligazionari? Qual è il vostro sistema di selezione di titoli? Questa è una cosa molto importante. Se ti va di spiegare come voi, Columbia Threadneedle, fate la selezione dei titoli da inserire nel portafoglio, perché giustamente, siccome uno paga per avere un servizio, perché il servizio di consulenza si paga, ma questo servizio c'è dietro tante persone quanti siete voi tra dipendenti, analisti sparsi in tutto il mondo, per esempio? Allora, come Columbia Threadneedle Investments siamo 2.000 dipendenti in tutto il mondo, di cui diciamo il 30% è rappresentato proprio da gestori, cioè coloro che gestiscono i nostri fondi comuni di investimento, e da analisti. Quindi diciamo che il 30% della forza lavoro, se non qualcosina di più, chiaramente è rappresentato proprio da coloro che di fatto ogni giorno incontrano le aziende e fanno analisi per capire quali sono le aziende da inserire all'interno delle nostre strategie. Che è sparso in tutto il mondo queste persone, non è che state solo a Londra o solo a New No, York o no. solo a Roma, Le due cioè sedi siete. principali sono Boston e Londra, e dopodiché chiaramente ci sono però tante altre sedi secondarie, tra le altre quali anche il mercato asiatico, dove abbiamo 2 o 3 sedi tra Singapore e Taiwan, dove abbiamo dei gestori e degli analisti che chiaramente supportano la ricerca in loco. Perché bisogna spiegare, cioè, cosa fate, perché sennò uno dice: vabbè, io gli do i soldi, però questi, boh, alla posso fare anche da solo a comprare un titolo. Beh, È un po' più calma. difficile, nel senso che quello che facciamo, molto, cerco di sintetizzarlo, Vai, complicato. vai, vai. Allora, questi famosi gestori e analisti è gente che di fatto concentra la propria attività tutti i giorni nell'andare ad incontrare delle aziende, cercare di capire che tipo di business fanno, che tipo di attività svolgono, cercano di capire com'è il personale che compone queste aziende, dall'amministratore delegato ai famosi dipendenti che poi ci sono all'interno dell'azienda, cercano di capire che tipo di prodotto o servizio produce l'azienda, per capire se questo prodotto o servizio è un qualcosa di lungo termine, oppure se è un qualcosa che può essere facilmente sostituito nell'arco di un anno o due da altri concorrenti, e cercano poi di capire anche come si posiziona l'azienda nel settore in cui opera. Se è un'azienda che opera tipo un monopolista, quindi è da sola e allora avrà un vantaggio su tutti gli altri, o se invece è un'azienda che deve lottare tutti i giorni contro una concorrenza molto elevata. Quindi l'obiettivo che noi ci poniamo è sempre quello di andare a focalizzare l'80-90% della nostra attività nella selezione delle aziende, più che capire poi quello che è il contesto macroeconomico, che è importante, ma non è fondamentale nel conseguire dei risultati costanti e buoni di lungo periodo. Quindi quello che cerchiamo di fare è individuare quelle aziende che hanno quello che noi definiamo elevato vantaggio competitivo, cioè quelle aziende che, confrontate con altre aziende del settore, mostrano dei segnali più forti di qualità, e che questa cosa possa accompagnarle nel corso del tempo. Solo attraverso una qualità di lungo periodo si è in grado di poter dare ai nostri clienti dei ritorni costanti e superiori a quelli che avvengono sul mercato, proprio perché è la qualità che ci aiuta ad ottenere questi risultati.
Quindi è molto difficile poter fare il fai da te perché non si hanno gli strumenti per poter valutare tutte le aziende. Ancor più se queste aziende poi sono dislocate in aree del mondo in cui si farebbe fatica ad arrivare, cioè nel senso è ovvio che un mercato asiatico per chi fa il gestore e analista in Italia o in Francia o in Spagna, salvo che uno non viaggi tutto l'anno, si fa fatica a fare degli incontri fisici e reali con queste aziende. Chiudo semplicemente dicendoti, Alfonso, che un altro fattore che teniamo molto in stretta considerazione è rappresentato da quelle aziende che siano in grado di dare un ritorno sul capitale ai propri azionisti elevato. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che l'azionista che mi fornisce la sua liquidità perché compra le mie azioni, io devo essere un'azienda che grazie alla qualità, al buon servizio, alla buona gestione, eccetera, eccetera, devo saper dare un ritorno su quel capitale che è stato investito e che mi è stato prestato tra i più alti in assoluto. E questo è il nostro obiettivo, ricercare proprio quelle aziende che hanno un ritorno su capitale abbastanza elevato. E concludo dicendo una cosa che quando sento i vostri webinar dedicati a noi consulenti, mi è piaciuta una cosa bellissima di come voi anche tenete d'occhio dei titoli che tenete d'occhio ma che per voi vi sembrano troppo cari, altri che avete in portafoglio che li monitorate per vedere dove arrivano in alto o in basso per vedere se vendere e altri ancora, un altro serbatoio ancora per magari andare a... cioè avete diversi sistemi di valutazione per i titoli su quel mercato che selezionate perché non è che mettete solo... cioè mi è piaciuta moltissimo questa diversificazione, questa differenziazione. Ecco, se la spieghi due un minuto velocemente perché mi è piaciuta tantissimo questa. Sì, diciamo che il mercato chiaramente è fatto da domanda e offerta, quindi ogni società chiaramente ha un proprio prezzo che nella stragrande maggioranza dei casi deve essere adeguato, perché il rischio è come andare a fare la spesa, uso un termine abbastanza comune per tutti, io vado a comprare la frutta, oggi trovo la stessa mela che costa 1 euro in più, domani vado e la trovo 1 euro in meno. Allora mi devo domandare se quell'euro in più o quell'euro in meno chiaramente rappresentano la reale diciamo, situazione, quindi il reale valore di quel bene e allora sono convinto il giorno in cui lo pago di più di portare a casa sicuramente della qualità di più e il giorno in cui la pago meno porterò a casa una qualità inferiore. Ecco, quindi bisogna stare molto attenti perché anche le aziende quando hanno un prezzo che è espresso dal titolo, diciamo, dal prezzo dell'azione, bisogna stare attenti perché ci sono delle aziende che apparentemente sembrano convenienti o delle aziende che apparentemente sembrano care, però poi appunto è soltanto l'analisi che si fa su quelle aziende che ci permette di poter capire se l'azienda effettivamente rispecchia quel valore. E oggi devo dire la verità, ci sono anche tante aziende che noi definiamo la trappola di valore, ovvero quelle aziende che offrono un prezzo che magari sembra agli occhi di tutti vantaggioso, ma di fatto poi andando ad analizzare quell'azienda rispecchia il reale valore, cioè vuol dire che è un'azienda che magari ha qualche problema, ha un problema legato a chi l'amministra, ha un problema legato al proprio prodotto, ha un problema legato, che ne so, alla capacità di poter reggere diciamo, delle fasi negative del mercato. Quindi bisogna stare attenti a non farsi attrarre facilmente dal prezzo, soprattutto quando questo è basso, perché potremmo rimanere chiaramente intrappolati in quello che è un'azienda che poi di fatto non riesce ad esprimere il suo reale valore nel tempo. E noi dobbiamo evitare queste situazioni, perché il nostro obiettivo è sempre quello di far crescere in maniera costante e proporzionale diciamo, gli investimenti dei nostri clienti. Questo è un po' quello che in sintesi cerchiamo di fare quando teniamo in considerazione quello che è il prezzo, il valore di un'azione. Grazie Davide, perché a me piace anche raccontare dietro le quinte, cioè perché il cliente vuole sapere questi soldi suoi che fine fanno, come vengono investiti e perché vengono investiti in un certo modo e in un certo altro. Quindi sapere dà più sicurezza e più tranquillità alle persone perché noi lo sai, io non faccio il gestore, faccio il consulente finanziario e cerco di dare, interpretare i bisogni e gli obiettivi dei clienti, mentre voi invece li gestite. Questi soldi sui mercati, ecco, questo mi piaceva farlo sempre percepire, mi piace aprire le porte, no? Come si suol dire. Assolutamente, diciamo che è un aspetto fondamentale. Siamo tutti parte dello stesso processo.
il cliente, cioè, giustamente investe per cercare di far crescere il proprio risparmio, si affida chiaramente ad un consulente finanziario che lo può aiutare a raggiungere i propri obiettivi, e chiaramente noi facciamo parte di coloro che possano contribuire al raggiungimento di questi obiettivi attraverso chiaramente degli investimenti che sono fatti in maniera diligente, sulla base di analisi, sulla base di ricerche, e dove chiaramente si spende veramente tanto tempo e il fattore umano è fondamentale, perché nulla toglie al fatto che si possa comprare anche un titolo leggendo su internet delle informazioni, ma poi incontrare chi gestisce l'azienda, andare sul luogo e vedere che cosa fanno e che cosa producono è chiaramente una cosa molto diversa. Certo, è un'altra cosa sicuramente. Senti Davide, grazie, ti ringrazio tantissimo per il tuo intervento, e magari ci risentiamo fra qualche tempo per analizzare qualche altro settore o qualche altra cosa importante sui mercati. Ti ringrazio molto di aver partecipato. Assolutamente, grazie a te Alfonso, è sempre un piacere, e chiaramente siamo sempre disponibili per anche nuove iniziative. Grazie Davide. Allora, se sei arrivato fino a qua, complimenti, perché penso sia una puntata molto interessante per capire anche come vengono investiti i tuoi soldi. Se ti è piaciuta, metti le 5 stellette su Apple Podcast o su Spotify e raccontalo ai tuoi amici, digli di seguire questo podcast, perché dà la possibilità di raggiungere sempre più persone in giro e di aumentare la consapevolezza finanziaria. Ci sentiamo alla prossima, ciao!